traversone di Corini, respinge la difesa del Cagliari, gran tiro di Rubin, gol Torino, ma l'assistente D'Agostini annulla per fuorigioco, come andiamo a vedere, di Bianchi. Qui non è d'accordo Rubin, rivediamo, ma Bianchi è davanti al cono visivo del portiere, oltre la linea dei difensori, quindi fuorigioco che sembra netto. Undicesimo, nel Torino esce Corini che non stava bene, entra l'austriaco Soimel, perdita importante nel centrocampo Granata, poi cross di Diana, carambola tra Zanetti e Amoruso e Cagliari in difficoltà. Poi a buon piede Amoruso quando cerca in area Bianchi, girata di testa para Marchetti. Ancora il Toro, Abate appoggia su Diana, palla dentro, ma prima Bianchi, ottimo Marchetti, poi Amoruso, chiude Lopez, mancano il vantaggio. Alla mezz'ora, cross di Colombo, testa di Amoruso, spazia via ancora Lopez in anticipo su Bianchi. Esce dal guscio il Cagliari, cross di Fini di testa, Conti, facile per Serini. Tenta di sfondare il Torino per via centrale, Zanetti, corridoio per Amoruso, raso terra e splendido Marchetti. De Biasi qui non si dà pace. E a seguire traversone di Abate, girata di testa di Amoruso e ancora Marchetti protagonista. Passiamo al secondo tempo, angolo del Cagliari, Confini, stacca bene Geda, blocca Serini. Ancora il brasiliano del Cagliari, Geda, molto incisivo, qui supera Colombo. Poi cerca il fondo, salta Natali e tiro deviato ancora da Serini. Ed è uno scatenato Geda, sul lancio di Kossu, colpisce al volo l'incrocio. Andiamo a rivedere il bel gesto tecnico, reagisce il Torino, gran discesa di Abate, cross, ma Bianchi buca il pallone in modo davvero clamoroso. Al quindicesimo nel secondo tempo del Cagliari entra acqua fresca, al posto dell'argentino l'Arrivei infortunato. Poi punizione battuta da Abate, Bianchi anticipa Marchetti in uscita ma non trova la porta. Ancora il Torino, cross di Rubin, di testa, Abate, angola il tiro, ancora una volta Marchetti salva. Al 38esimo De Biasi fa entrare Rosina, assente da tre turni al posto di Colombo, ma è il Cagliari a dare la scossa, gran palla di Fini nel corridoio e raso terra vincente di Acqua Fresca sull'uscita di Sereni. Rivediamo la splendida palla di Fini, poi il gol di Acqua Fresca, ammonito poi Acqua Fresca che si toglie la maglia, 1-0 per il Cagliari al 41esimo del secondo tempo, ma la gara finisce anche qui. Gol dell'ex ha esultato anche perché questo gol è veramente importante per il Cagliari. Sì, no. Questo gol è anche importante per me, non solo per il Cagliari. Ho esultato perché sinceramente avevo tanta rabbia da sfogare dentro, non per mancanza di rispetto verso il Torino e verso i tifosi del Torino. Tra l'altro, a fine partita sono stato insultato, ma non c'è problema, 21 anni alle spalle larghe, io so che devo fare il bene per la squadra per la quale gioco. Ragazzi, oggi hanno fatto una partita di sacrificio, il primo tempo il Torino ha fatto secondo me una buona gara, ci ha messo in grosse difficoltà, ha creato anche delle buone occasioni, siamo stati bravi e in certe circostanze fortunati, abbiamo tenuto bene il campo, il secondo tempo credo però che la squadra abbia fatto un ottimo secondo tempo sfruttando le occasioni che sono capitate e non rischiando quasi mai. Ho studiato molto bene il Torino perché in queste partite è sempre calato nella seconda parte del secondo tempo, infatti avete colpito lì. Ma il Torino anche nelle altre partite non ha mai meritato a volte di perdere, come è capitato anche a noi. Ha fatto sempre degli ottimi primi tempi, è normale che non puoi tenere 90 minuti questi ritmi. Nel secondo tempo sicuramente abbiamo usufruito del calo di loro, ma soprattutto della compattezza della squadra che riesce a tenere in campo. Come spesso succede, quando si deve vincere per forza, poi a volte invece arrivano le sconfitte più amare. Sì, l'amarezza è sicuramente tanta, ma anche perché, voglio dire, voi avete visto la partita e non è che abbiamo grandissime recriminazioni da fare per quanto abbiamo prodotto e per la voglia che avevamo di vincere e che abbiamo dimostrato sul campo. È chiaro che l'atto oggettivo è una sconfitta contro una squadra che era ultima in classifica, non siamo riusciti a fare il salto, non dico di qualità, però un passo importante verso una nuova mentalità per il campionato. Partite come quelle di oggi penso che siano impossibili da non riuscire a portare a casa con i tre punti per quella quantità di azione che abbiamo prodotto e per il numero di occasioni gol che abbiamo avuto. Sicuramente è un momento molto particolare per noi, però quello che conta oggi è cercare meno alibi possibili e cercare di uscire da questa situazione con grande dignità, con l'orgoglio e lavorando su quelle che sono le cose che devono essere migliorate.